tutti ragazzi, bentrovati sul nostro canale. Oggi, dato che ormai è arrivato l'autunno, abbiamo pensato di proporvi una torta appunto dai sapori autunnali. Uno degli ingredienti protagonisti sarà la cannella, che è la spezia per eccellenza dell'autunno e dell'inverno. E oggi abbiamo pensato di proporvi un abbinamento golosissimo, ovvero pera e cannella. Quindi avete capito che si tratta di un dolce. E anche questa volta sarà light perché sarà senza burro. Bene, quindi vediamo subito gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questo dolce. Ci serviranno chiaramente delle pere, perché stiamo facendo la torta alle pere, quindi 3 pere. Noi utilizziamo quelle che avevamo in casa. Vanno benissimo anche delle pere mature, meglio anzi, che così sono anche più dolci. E può essere anche un'idea di riciclo se avete delle pere che stanno un po' andando, sono molto molto mature. Un limone, di cui andremo ad utilizzare sia la buccia che il succo. 2 uova intere. 150 grammi di zucchero. E qui ho fatto un mix perché ho utilizzato quello che avevo in casa. Ho messo un po' di zucchero di canna e un po' di zucchero muscovado, però voi potete tranquillamente utilizzare o tutto zucchero di canna o anche zucchero semolato. 150 grammi, 100 ml di olio di semi di girasole, un pizzico di sale fino, 150 grammi di farina 00, 50 grammi di farina integrale. Noi abbiamo scelto di fare un mix tra le due farine, un po' 00 integrale, anche perché la pera insomma ci ispira un po' come torta un po' rustica, ecco, campagnola. Quindi secondo noi ci stava bene, altrimenti potete anche tranquillamente utilizzare tutta farina 00. Cannella in polvere quanto basta, che secondo noi ci sta benissimo come abbinamento con le pere, e poi qui veramente sta a voi a gusto, andate un po' ad occhio. Ed infine il classico lievito per dolce, per torte. Innanzitutto preriscaldate il forno a 180 gradi, dopodiché prendete un tagliere e iniziate a sbucciare e ridurre a tocchetti le vostre pere, e man mano che le andate a tagliare le andate a disporre dentro una ciotola. A questo punto mettiamo un attimino da parte il tagliere e le pere. Adesso prendiamo il limone e ne andiamo a ricavare la buccia. Che profumo, ragazzi! Non so voi, ma io personalmente adoro il profumo del limone e degli agrumi in generale. Ed ora andiamo a ricavare il succo. Bene, a questo punto uniamo il succo alle pere. Attenzione a non far cadere i semini. Ed ora mescoliamo bene con un cucchiaio. Non andiamo ad aggiungere anche lo zucchero come si fa solitamente, perché queste pere sono già davvero molto dolci, ve l'assicuro, perché sono molto mature, le ho già assaggiate prima e quindi sono già zuccherine di loro. In questa maniera le pere andranno a prendere il sapore del limone, l'aroma del limone, e in più non diventeranno nere. Ok, allora mettiamo da parte le pere e prendiamo un'altra ciotola per l'impasto della torta. Versiamo all'interno le uova e lo zucchero e iniziamo subito a montare con le fruste elettriche. Bene,
Poi dopo andiamo ad unire l'olio, la scorza del limone ed infine un pizzico di sale. E montiamo ancora con le fruste elettriche. Bene, ora mettiamo un attimino da parte questo composto, prendiamo un'altra ciotola e ci andiamo a setacciare dentro le due farine. Amalgamiamo le polveri, ora riprendiamo il composto di prima e ci versiamo dentro appunto le farine che abbiamo appena setacciato poco alla volta e mescoliamo dall'alto verso il basso con la marisa. Ora andiamo ad unire le pere, però senza il sughetto, cerchiamo di sgocciolarle un pochettino. Amalgamiamo bene il tutto. Adesso uniamo la cannella, vi ripeto, qui sta a gusto, se vi piace poco ne mettete poco, se vi piace abbondante ne mettete di più. E come ultimissimo ingrediente andiamo ad unire il lievito per dolci. Abbiamo imburrato e infarinato il nostro stampo da 26 cm di diametro. Quindi il burro l'abbiamo usato solo, come sempre, per lo stampo. E adesso ci andiamo a versare all'interno il composto della torta che nel frattempo, guardate com'è diventato bello alto e gonfio. Ecco qua. Vi dico che ha un profumo fantastico, proprio stupendo. Non vediamo l'ora di poterlo gustare. Comunque, per il momento, la sua direzione è il forno, quindi cottura a 180 gradi. Ecco qua, ragazzi. Abbiamo tirato fuori dal forno il dolce e l'abbiamo lasciato raffreddare per bene. Ha cotto 45 minuti. Vi accorgerete che sarà pronto quando farete la prova dello stecchino e lo stecchino sarà asciutto. Adesso lo andremo a togliere dallo stampo e lo andremo a impiattare, così vi mostriamo anche la fetta. Ragazzi, questo è il nostro dolce, la nostra torta. Cosa ne pensate? Vi è piaciuta? Avete visto che gli ingredienti, tra l'altro, sono anche pochi, pochini. Vi abbiamo dato anche delle idee, dei suggerimenti per quanto riguarda le farine, per esempio, quindi potete farlo tranquillamente anche solo a farina 00 se non avete l'integrale in casa. Anche per quanto riguarda lo zucchero vi abbiamo spiegato. E per questo motivo avete visto il dolce bello colorato, perché abbiamo utilizzato lo zucchero principalmente mascovado. Fateci sapere se lo rifarete anche voi a casa. Noi, come avete visto, abbiamo utilizzato le pere, le abbiamo messe tutte all'interno della torta, però se vi fa piacere magari potreste metterne una parte all'interno del composto e un'altra parte magari disposte in cima alla torta. È davvero ottima e si presta benissimo per la colazione, per la merenda con il tè delle 5. Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un bel like. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati. Ricordatevi anche, se non l'avete fatto, di cliccare la campanellina qui sotto. Nello spazio qui sotto al video, come sempre, vi lasciamo tutte le dosi e gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa video ricetta e vi lasciamo inoltre tante altre video ricette e altri video tutorial creativi. Quindi vi suggeriamo di andarci a dare uno sguardo. Oltre a tutto ciò che vi ho detto adesso, qui sotto sempre,
troverete anche i nostri contatti social, ovvero Facebook ed Instagram, e anche la nostra mail. Ecco ragazzi, quindi il video è finito e se vi fa piacere ci rivediamo presto, sempre qui su Creatività in Circolo. Ciao, alla prossima!